Mettetevi comodi perché nel video di oggi andiamo a parlare di uno dei mercati più importanti della Formula 1, ovvero il mercato ingegneri, perché stanno cambiando tante cose sia in casa Mercedes che anche in casa Ferrari. Partiamo dalla notizia che ormai è data per certa: Mike Elliott ha fatto un passo indietro e ha lasciato il ruolo di direttore tecnico a James Allison in casa Mercedes. È una mossa che potevamo prevedere già prima, perché la direzione di Mike Elliott sul progetto della V13 e anche della V14 non stava andando a gonfie vele. Abbiamo visto due fallimenti di fila per lui, con due progetti di fatto sbagliati, ma soprattutto l'ingegnere inglese mancava di leadership. Questo l'ha sottolineato anche più volte Toto Wolff. E questo ritorno di James Allison come direttore tecnico, come lo è stato negli anni floridi di Mercedes, dopo Paddy Lowe, dopo Aldo Costa, è un passo importantissimo per la gestione tecnica della monoposto, perché significa che Mercedes è finalmente pronta a fare quello step definitivo per allontanarsi dal progetto della V13 e V14 e provare a trovare soluzioni nuove, come è stato il DAS nel 2020. E quindi Mike Elliott erediterà il ruolo di CTO, che aveva prima James Allison, e ci sarà questo scambio di ruolo. L'ingegnere ex ferrarista tornerà al lavoro sulla V14B, che debutterà a Imola. John Owen resta il capo del progetto tecnico e Giacomo Tortora diventa responsabile dell'ufficio tecnico, dove si andrà a studiare nei minimi dettagli anche il budget cap per cercare di spenderlo in maniera più funzionale. E vi lancio anche una provocazione: ad oggi mi sembra che il mercato degli ingegneri sia anche più importante di quello dei piloti in quest'era moderna. Non fraintendetemi, il pilota rimane comunque il punto cardine del team, però i piloti sono sempre più forti in Formula 1, il livello è sempre più serrato e quindi ci sono sempre più possibili campioni. Così facendo, la differenza la fa il mezzo tecnico. Quindi chi riesce ad avere l'ingegnere di turno, come può essere Adrian Newey, come lo è stato James Allison, che riesce a trovare l'innovazione che fa svoltare la propria monoposto per andare ancora più forte, beh, ha fatto scacco matto. Ma non solo, il lavoro di un ingegnere è molto più longevo all'interno di un team. Quindi se riesci a trovare un ingegnere di successo, ti può fare la differenza per più anni rispetto a un pilota, che è più facile che possa cambiare team nel corso della sua carriera, come è giusto che sia, e quindi è anche probabile che ti abbandoni. Quindi nel video di oggi andiamo a vedere come cambierà lo scenario in Mercedes con la direzione tecnica di James Allison, ma soprattutto andiamo a vedere alcune indiscrezioni su Ferrari. Ci tengo a sottolinearlo, sono indiscrezioni, quindi prendiamole con le pinze, sul fatto che Ferrari abbia ingaggiato due ingegneri provenienti da Red Bull che dovrebbero arrivare dopo il periodo di giardinaggio nel 2024. E se tutto questo fosse vero, beh, confermerebbe la teoria di John Elkann che Ferrari sta affrontando un periodo di profondo cambiamento, che ha anche ribadito Vasseur. Prima di continuare, se vi piacciono i video, lasciate un like e supportate il canale iscrivendovi e attivando le notifiche. A voi non costa nulla, ma per sostenere la serie Formula 1 a 360 gradi, ho deciso di chiamarla così questa serie per la stagione di Formula 1. Per gli altri video sul motorsport manterremo la dicitura motorsport a 360 gradi. In questo modo rimanete sempre aggiornati su tutte le notizie del motorsport e della Formula 1 che escono qui sul canale ogni giorno. Vi ringrazio di cuore di tutto il supporto che ci state mostrando in questo periodo. Fatemi sapere nei commenti secondo voi chi tra Mercedes e Ferrari riuscirà a lungo andare a fare più la differenza anche dal punto di vista tecnico sugli ingegneri che ha a disposizione. Saranno migliori le scelte di Mercedes o di Ferrari? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere il mercato ingegneri all'interno dei team di Formula 1. Partiamo parlando di Mercedes e poi affrontiamo anche il tema di Ferrari. Toto Wolff ha dichiarato che questo cambiamento con Mike Elliott che diventa CTO e James Allison che ritorna direttore tecnico è stato un cambiamento voluto da Mike Elliott, che probabilmente sentiva troppa pressione in quel ruolo e ha deciso di diventare CTO, che è un ruolo che sta più in background, più dietro le quinte, nella gestione tecnica del team. C'è anche da dire che nel ruolo di CTO Allison prima era attivo 3 giorni alla settimana, mentre Mike Elliott era attivo tutti i giorni della settimana. Con questa versione di ruoli anche gli orari cambieranno per i due ingegneri inglesi. James Allison continua a occuparsi anche del ruolo che ha all'interno dell'America's Cup, che lo terrà comunque occupato, e Mike Elliott fa questo passo indietro per dedicarsi allo sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale in Mercedes, per cercare di raggiungere l'alto livello che ha già Oracle con Red Bull, che come abbiamo detto più volte qui sul canale, Red Bull è la migliore nella gestione dell'intelligenza artificiale, grazie al colosso di Oracle. Mercedes è rimasta un po' indietro su questo punto, deve lavorare per riprendere il ritmo
ritmo, e Mike Elliott è la persona giusta in quel ruolo. Ma non solo, John Owen, che era capo progettista, ma che aveva anche tantissime altre mansioni, tra cui il controllo del budget cap, avrà i suoi lavori divisi anche con Giacomo Tortora, che si occuperà della conduzione dell'ufficio tecnico, e quindi Giacomo Tortora si occuperà più delle parti di organizzazione, mentre John Owen si occuperà più della parte di design dell'auto, e James Ellison nel ritorno come direttore tecnico si occuperà nello sviluppo e evoluzione della V14. E quindi non è una rivoluzione questa in Mercedes, ma più una riorganizzazione interna del team, che secondo me è una mossa strategica importante e che avrà tanti benefici in futuro, perché penso che James Ellison, ex ingegnere ferrarista, è tra i migliori in griglia nel suo lavoro e quindi potrà fare la differenza ancora una volta in Mercedes come l'ha fatto in passato, ma soprattutto James Ellison potrà dedicarsi al 100% alla V14B che debutterà a Imola, e quindi si è abbandonato definitivamente il progetto Zero Side Pods, quindi con la Mercedes senza pance. Lo stesso James Ellison dopo il GP d'Australia aveva dichiarato che la V14B non avrà delle modifiche solo aerodinamiche, ma ci sarà un cambiamento anche sulla sospensione posteriore, come abbiamo già chiarito qui sul canale. E quindi l'obiettivo è ovviamente correre con una macchina più bassa da terra, così da sfruttare a pieno i canali Venturi, cercare di migliorare anche i canali Venturi stessi, riducendo elementi di meccanica nella parte posteriore, così da poter allargare i canali Venturi e avere più aria nel diffusore. E tutto questo sarà un lavoro fatto sulla V14B e anche sulla monoposto dell'anno prossimo. Ma non solo, ci sarà anche un cambiamento della distribuzione dei pesi, con una V14 che è un abitacolo troppo spostato in avanti rispetto a Red Bull e Aston Martin, e quindi si cercherà di spostare più indietro anche l'abitacolo. Questo è un problema che ha lamentato più volte anche Hamilton, che fa fatica a guidare in pista così perché gli sembra di essere troppo attaccato alle ruote anteriori, e lamentando questo problema Hamilton ha anche sottolineato la poca aderenza e instabilità del posteriore. E quindi io ritengo che questa sia una mossa molto importante che farà la differenza in Mercedes a lungo andare. Me l'aspettavo questo cambiamento, era inevitabile, forse l'avrei fatto anche prima che iniziasse la stagione 2023, ma ha dato una seconda opportunità a Mike Elliott, che poi ha fatto un passo indietro. Toto Wolff dice che l'ha fatto lui di sua spontanea volontà, probabilmente è stato forzato a fare quello step indietro, avendo sbagliato due volte di fila la conduzione e lo sviluppo della V14 e della V13. Ma parliamo ora di Ferrari, perché ci sono delle indiscrezioni che ovviamente vanno prese con le pinze, perché non siamo sicuri che siano cose veritiere, però si dice che Ferrari abbia ingaggiato due ingegneri di Red Bull, che dopo il periodo di gardening che va dai 6 mesi a un anno di tempo, inizieranno a lavorare in Ferrari. Se la notizia fosse vera, e sembra veritiera, sarebbe un gran colpo per la rossa. Ovviamente dipende dalle persone prese, però già iniziare a prendere più ingegneri da altri team, come avevo già detto in un mio video precedente, è un segnale buono per dare un cambiamento alla Ferrari e alla gestione sportiva. Ormai da troppi anni c'è una gestione interna che rimane all'interno dell'Italia, rimane all'interno degli stessi ingegneri che lavorano sempre nello stesso nucleo, ed è giusto per Ferrari, dal mio punto di vista, iniziare a spendere di più sul mercato ingegneri, che è quello che fa più la differenza in questa Formula 1 moderna. Ferrari comunque negli ultimi 3 anni ha assunto 30 tecnici, quindi questo cambiamento, che adesso è ancora più accentuato, ma è iniziato già 3 anni fa, e quindi questo cambiamento si aggiunge a quelli di quest'anno, dove abbiamo visto Iñaki Rueda fare un passo indietro e lavorare ora come ora nel remote garage, ed è stato sostituito nel suo ruolo di capo delle strategie da Ravin Jain, che era da un po' di anni che lavorava in Ferrari come spalla di Rueda. Abbiamo visto anche l'addio di David Sanchez, che ha spinto alla valorizzazione di Diego Tondi, che non l'ha sostituito completamente, ma ricopre tanti incarichi che aveva anche Sanchez prima. Insomma, sia Mercedes che Ferrari stanno facendo tanti cambiamenti dal punto di vista tecnico sui loro ingegneri, e questo è importante per ritrovare la stabilità del team, puntare a un'innovazione tecnica ancora più veloce, con Red Bull che, se ci pensiamo, ha fatto la stessa identica strategia con Mercedes negli scorsi anni, assumendo tanti ingegneri del team di Brackley, per puntare ad arrivare al top, come lo è ora come ora, e quindi questa si è dimostrata essere la strategia vincente, ed è quella che adesso usano Mercedes e Ferrari. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, chi tra Mercedes e Ferrari riuscirà a lungo andare a fare più la differenza anche dal punto di vista tecnico sui ingegneri che ha a disposizione. Saranno migliori le scelte di Mercedes o di Ferrari? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.